Delitto 90, i fratelli Sorgato intercettati. Clamorosa svolta nell'ennesimo caso di cronaca nera in Italia. Solo una settimana fa era arrivata la sentenza. Nessuno sconto di pena per Freddy e Deborah Sorgato, responsabili dell'omicidio di Isabella 90 nella notte fra il 15 e il 16 gennaio 2016. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato la pena di 30 anni per omicidio premeditato, così come i 16 anni a Manuela Cacco per favoreggiamento. La sentenza è stata letta martedì scorso in aula Bunker a Mestre, dove si è tenuto il processo di secondo grado ai tre imputati, in carcere dal febbraio del 2016. La sentenza di primo grado, con rito abbreviato, risaliva al giugno 2017. Secondo la ricostruzione fatta dalla squadra mobile, coordinata dal PM di Padova Giorgio Falcone, che si è avvalsa della collaborazione di Manuela Cacco, i due avrebbero assassinato la donna la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 a casa di Freddy. Dopo averle messo un sacco in testa, le avrebbero colpito violentemente il capo con una mazza, poi le avrebbero fatto sparire il corpo nel Brenta. Punto successivamente avrebbero messo in atto un depistaggio per sviare le indagini, ovvero avrebbero detto alla Cacco di indossare il giubbetto di Isabella, e di camminare in centro a Padova, di notte, per farsi riprendere dalle telecamere, simulando così un allontanamento volontario della vittima. Movente dell'omicidio sarebbe la gelosia di Deborah nei confronti di Isabella, di cui il fratello Freddy era succube. E adesso, in carcere, i due fratelli si lasciano andare a confessioni inaspettate. Il delitto di Isabella 90, infatti, presenta ancora molti punti oscuri. Fra tutti la mancanza del corpo della segretaria di Albegnasego. Il ballerino e la sorella, con la complicità della tabaccaia veneziana Manuela Cacco, condannata a 16 anni e 10 mesi di reclusione, hanno fatto sparire il cadavere. E dai colloqui intercettati e filmati in carcere tra i detenuti, e chi in questi anni ha fatto loro visita, emerge come i fratelli Sorgato non abbiano alcuna intenzione di svelare il mistero. Appaiono lucidi e calcolatori. Spietati come solo dei criminali di spessore possono esserlo. Non la troveranno mai, spiega Freddy Sorgato nell'aula Bunker, convinto di non essere intercettato da nessuno. Si lascia andare a una confessione senza troppi giri di parole, e i due sono sicuri e ammettono. Pagherà anche per questo,